Io credo che vada raccontato con serenità. Ogni cosa di cui si viene a sapere riguardo al Covid crea, diciamo così, polarizzazioni positive o negativissime. Una campagna vaccinale così importante, così imponente, avrà e ha degli inciampi. Il V-Day del 27 dicembre forse ha creato fin troppa aspettativa. Si sapeva e si era stato detto che era un momento simbolico, soprattutto per coordinare a livello europeo una partenza. Ma ovviamente, mi pare importante ribadire che in un anno si è avuto un vaccino, se ne sta avendo la disponibilità anche di altri, cosa inusitata. Quindi è ovvio che gli aspetti riguardanti la produzione, le modalità di distribuzione devono essere oliate, così come la campagna vaccinale, che all'inizio c'è stato, secondo me, fino un'enfatizzazione della corsa fra regioni a essere più, come dire, vaccinatori rispetto ad altri, e che oggi vede chi ha esagerato un po' ha più in difficoltà nel garantire la seconda dose, perché questa campagna vaccinale è come l'accensione di un diesel con le candelette, con il riscaldamento degli iniettori e poi la sistematica, diciamo, attuazione e operatività. Non abbiamo peraltro alternativa, siamo col fiato sospeso nell'ottica proprio di riuscire a governare al meglio quella che può essere la gestione della seconda dose, secondo la tempistica giusta, perché ad oggi la scheda tecnica ci impone questa doppia dose a distanza di 21 giorni. Una prima e unica ditta produttrice abbiamo voluto utilizzarla e ovviamente in una fase iniziale, problematiche di produzione, problematiche di distribuzione, io temo siano e dovevano essere considerate e comunque rappresentano l'inizio di un meccanismo che a mio avviso verrà poi a oliarsi.